Ben ritrovati con le informazioni del TG7. Oggi siamo in località Rizzico di Pisciotta insieme a tanti cittadini, non solo di questo centro cilentano, sono arrivati anche da Camerota, da Palinuro, ecco, fanno sentire forte la propria voce per questa frana che da oltre 30 anni sta creando non pochi disagi. Al mio fianco il collega Biagio Cafaro del giornale del Cilento in doppia veste, non solo da giornalista ma da cittadino di Pisciotta, se non sbaglio sei della frazione Rodio. Sì. Allora, che cosa si prova a vivere un territorio che rischia l'isolamento? Il problema principale di noi residenti è che per raggiungere già la vicina Scea, che confina con Pisciotta, richiede attraversare vie alternative che sono in pessime condizioni e soprattutto allunga moltissimo la distanza. Il problema trentennale della frana di Rizzico, oltre a incidere su noi cittadini per lavoro e per esigenze anche locali, interessa molto anche il turismo, in quanto viene comunque ad incidere particolarmente sulla stagione turistica. I turisti tendono a saltare Pisciotta come via di collegamento, in quanto la frana di Rizzico taglia completamente da fuori le rotte turistiche, appunto Pisciotta. E quindi negli ultimi anni si è visto proprio un calo vertiginoso dell'arrivo dei turisti. Tu sei un giovane, alle nostre spalle tanti ragazzi, sono un po' scoraggiati, ecco. Il loro futuro davvero è messo a rischio anche da situazioni come questa? Sì, i ragazzi del posto tendono ad andarsi, già nel Cilento le persone tendono ad andarsi dal luogo, in Pisciotta particolarmente, perché già muoversi da qui, ora abbiamo Rizzico chiuso, si è chiusa anche la Mingardina, raggiungere già i servizi che sono a Vallo della Lucania richiedono ulteriori sforzi, e il ragazzo che ha 20 anni, che ha la possibilità di andare a studiare fuori, se ne va e non torna più, e quindi ancora ulteriori problemi per il luogo. Allora, c'è l'assessore provinciale alla viabilità Attilio Pirro, ci sono molti sindaci, molti cittadini, allora ascoltiamo i loro interventi nella speranza che davvero che da questa manifestazione possa uscire una soluzione immediata e concreta. È definitiva. Ok, grazie. Beh, tanti cittadini, tanti amministratori, la problematica è forte, è sentita, 30 anni di attesa. Allora, quali risposte potranno arrivare da questa giornata? Vabbè, quali risposte? Io posso dire che la provincia è stata sempre attiva sul problema. Purtroppo abbiamo ereditato una situazione tragica. L'amministrazione provinciale ha ereditato una gara di appalto perfino con un parere contrario della sovrintendenza. Noi abbiamo ripreso tutti gli atti, poi in riferimento a varie verifiche che sono state fatte, nuove perizie geologiche, geotecniche, e si è ritenuto di spostare il tracciato in riferimento al precedente progetto. Noi abbiamo fatto tutto, abbiamo richiesto i vari pareri agli enti preposti, abbiamo ottenuto quasi tutti i pareri, abbiamo ottenuto il parere dell'autorità di bacino, svincolo idrogeologico, ASL, un parere della soprintendenza dove ci dà condivisione sull'intero tracciato, solo ci autorizza dalla sezione 1 alla sezione 54, però dalla 54 dalla 55 all'85 ci dichiara che dobbiamo fare un concorso di idee sul viadotto. Quindi occorre ancora un po' di lavoro, tempi lunghi, però nell'immediato per riaprire. No, noi abbiamo presentato la via alla Regione Campania ad aprile 2013, siamo in attesa della valutazione di impatto ambientale. In più, come provincia, mi sono attivato presso l'assessorato alla viabilità della Regione Campania e abbiamo chiesto un ulteriore finanziamento, perché nel rimodulare il progetto ci vuole un'ulteriore somma di circa 6 milioni di euro. Ma oltre a chiedere il finanziamento sulle economie APQ CIPE, abbiamo chiesto anche alla Regione Campania di inserirlo sull'accelerazione della spesa sui fondi POR FERS della Comunità Europea, dichiarando che la provincia, una volta ottenuta la via, potrà terminare i lavori entro dicembre 2015. Questo percorso alternativo di cui si parla, proposto anche da qualche associazione? Il percorso alternativo, noi come provincia
diciamo, ci siamo già attivati e abbiamo richiesto finanziamenti alla Regione Campania, e per questo voglio ringraziare l'assessore Cosenza e il presidente Caldoro, che a breve sarà ufficializzato un protocollo di un accordo di programma con la provincia di Salerno per dei finanziamenti sui dissesti stradali. Abbiamo chiesto di migliorare le vie di accesso verso Pisciotta, cioè la Pisciotta Rodio Ceraso e la strada di collegamento Pisciotta Palinuro. In più devo dire, il comune di Pisciotta ha chiesto di prendersi la gestione in carico, la gestione del tratto stradale. Noi come provincia abbiamo fatto una nota alla regione dove abbiamo dato l'assenso al trasferimento della gestione al comune di Pisciotta, e abbiamo fatto di più oltre. Nell'accordo abbiamo inserito un contributo da parte della provincia che oggi spendiamo per il monitoraggio della strada di 73.000 euro al comune di Pisciotta. Sindaco, tanti cittadini, la richiesta è ben precisa: uscire da questo isolamento. Uscire da questo isolamento, ma con risposte chiare e certe, perché sono mesi che le risposte sono abbastanza approssimative, che rinviano sempre a nuove strategie e nuove soluzioni. Molto semplicemente, qui mancano 5-6 milioni di euro per completare l'opera, manca il parere della sovrintendenza sul versante Ascea, mentre è stato rilasciato sul versante Pisciotta, manca il parere della regione sulla valutazione di impatto ambientale, manca cioè il parere da parte dell'ente che ad un piano deve finanziare, all'altro piano deve rilasciare il parere, come se non ci fosse comunicazione tra i due piani della regione. Io ringrazio i cittadini anche per la civiltà della manifestazione, ma c'è davvero da arrabbiarsi. Allora, ci sono delle responsabilità secondo lei in questi disagi? Guardi, le responsabilità ci sono, ma a me interessa la soluzione del problema e non quale, e quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione è rinvenire 6 milioni dal bilancio della regione, rilasciare il parere di valutazione ambientale che non costa nulla, e rilasciare da parte della sovrintendenza il parere sul versante Ascea sui viadotti che già esistono. Due cose non costano nulla, 6 milioni di euro al massimo, deve rilasciare un finanziamento alla regione perché la strada è gestita dalla provincia ma è di proprietà della regione. Siccome è una strada di interesse regionale, credo che una cifra di questo genere possa essere rinvenuta in tempi rapidi. E poi c'è il problema di garantire un collegamento oggi, perché noi non possiamo aspettare la conclusione di un'opera che non è neanche iniziata. Quindi bisogna fare uno sforzo, 50.000, 100.000 euro, per dare la possibilità di transitare per un anno ancora su questa strada. E questo lo deve fare la provincia. I cittadini tra poco lasceranno questa manifestazione, secondo lei con quale risposta, con quale certezza? Dipende dalle risposte effettive, che non toccano né al comune di Pisciotta, né al comune di Cendola, né al comune di San Mauro, i cui sindaci sono qua. Tocca alla provincia dare una risposta concreta. Se ci sarà, i cittadini saranno tranquilli, se non ci sarà torneremo come siamo venuti. Sindaco, una cosa, Biagio Cafro, il giornale del Cilento, lei propone la riapertura di questa strada quindi per almeno un anno, in attesa che vengano realizzati i lavori di costruzione della variante. Però nel momento in cui noi andiamo a realizzare appunto il ripristino di questa strada, è garantita la sicurezza per chi percorre appunto questa strada, cioè il tratto di Rizzico? E questo è il problema, credo, che si pone la cittadinanza e anche il turista che viene qui, perché quest'estate più di una volta si è presentato il problema del turista che è rimasto impantanato, è rimasto bloccato appunto lì. Sindaco. Ma sono i tecnici che devono dare le risposte. Io dico che questa strada ha funzionato fino a settembre dell'anno scorso, non ha funzionato il secolo scorso, ha funzionato fino all'anno scorso. Però adesso parlo io, non parli tu. Devono essere i tecnici a garantire la percorribilità. Fino a settembre scorso il transito è stato garantito, si possono anche esercitare delle limitazioni, passano solo le macchine, non passano i camion, passano solo nelle ore diurne, ma il transito deve essere garantito, se no il comune, Pisciotta in particolare, muore. Le attività commerciali fanno scontrini finti per poter dimostrare che hanno fatto un minimo di attività, perché non c'è più nessuno. Questi giorni, sindaco,
sindaco, non solo ecco, la frana in località Rizzico, ma abbiamo anche l'emergenza Mingardina. Ecco, questo territorio è davvero penalizzato sul fronte viabilità. Purtroppo questa è la nuda e cruda realtà, che è il territorio che è penalizzato. Oggi siamo qui a Pisciotta, ieri eravamo sulla Mingardina, come lei ricordava, e io penso e ritengo, così come egregiamente stava ricordando il sindaco di Pisciotta, qui ognuno deve svolgere il proprio ruolo. A noi politici compete quello di addivenire alla risoluzione del problema, poi certamente sono i tecnici a trovare le soluzioni opportune, quindi è inutile stare qui ad andare alla ricerca di soluzioni che magari abbiamo in mente, ma sappiamo che sono lunghi rispetto a quelle che sono le esigenze a cui il mio predecessore sindaco faceva riferimento. Oggi c'è un'economia che sta venendo meno, ci sono gli studenti che rischiano di non poter andare più a scuola, e allora noi chiediamo come amministrazione di rivolgerci agli enti sovraccomunali. Il sindaco di Pisciotta faceva riferimento alla provincia, alla regione, la VAS, l'autorità di bacino, la sovrintendenza, che diano le risposte, perché altrimenti davvero il territorio muore e noi non ce lo possiamo consentire questo. Beh, tanti cittadini, la problematica è forte, non è la prima volta che fate sentire la vostra voce, fino ad oggi però tutti gli appelli sono rimasti inascoltati, cambierà qualcosa secondo lei? Già questo sorriso la dice tutta. Abbiamo avuto modo di vederci, vi ringrazio come Rete 7, cosa che ho fatto anche l'altra volta, siete qualcosa di indispensabile per il territorio. Cambierà qualcosa? Spero di sì. 30 anni della mia storia, 30 anni della nostra storia ci dicono qualche cosa di diverso. Pisciotta, ma non solo Pisciotta, questo non è un problema di Pisciotta, questo è un qualcosa che doveva essere organizzato in questo modo, in altri contesti, perché c'è un territorio, il territorio cilentano, che è in ginocchio. Ci sono due arterie viarie, questa di Rizzico e quella della Mingardina. Tra qualche mese arriverà l'estate, noi viviamo di turismo, chiedo alla politica, non so più a che cosa chiedere. Questo è un paese, ma non Pisciotta, questo non è un problema di Pisciotta, è un problema di territorio cilentano. Credo che qualcuno debba aiutare questo territorio a sopravvivere, non posso nemmeno più dire a vivere. Tra qualche mese o già adesso, se qualcuno vuole scendere su questi posti, trovare un appartamento in fitto, non ha materialmente la possibilità di arrivare qui. E come le dicevo prima, sono un medico e in questo paese c'è la mia famiglia oltre ai miei cari, e da medico mi dispiace anche dirlo, ci sono grosse problematiche di prestare soccorsi nei tempi utili. Grazie di tutto a voi. Lei di Pisciotta? Sì, abito a 300-400 metri da questa frana. È una cosa proprio spiacevole, perché è un paese così bello, costiere incantevole, eppure siamo disperate, perché non ci può venire nessuno, né turismo, niente. Se ci sentiamo male è destinato a morire, perché per arrivare in ospedale non è semplice. Allora siamo disperati di tutto. Sono circa 50 anni. Lei quanti anni ha, signora? Io ho 64 anni. Quindi da 30 anni che convive con questa frana? No, di più. Si parla qua di 30 anni, ma io che ci abito qua vicino, ero una ragazzina e la montagna camminava già. Quando passavamo da qua, la montagna camminava già, ma non l'ha vista mai nessuno. Si è parlato sempre, ma non l'ha vista mai nessuno. Io non lo so più che cosa fare oggi, perché i miei figli sono andati via. E quasi sicuramente continuano ad andare tutti, perché Pisciotta rimarrà isolato. Questa è la cosa che ci dispiace, che i paesi così belli, con costiere così incantevole, rimangono isolate. Anche per questo si parla, perché non solamente per i disagi che abbiamo ogni giorno, ma anche perché sono zone incantevoli, la costiera cilentana è bella, e purtroppo finire così, in questo modo, per una frana penso che è una cosa assurda. E io penso che ogni fessa paga le tasse di circolazione, e dillo solo con chi siamo qua. Facciamo la strada, facciamo una variante, ma vi vergognate o no? Io per la verità
mi trovo in una situazione di grande imbarazzo, perché siamo qua riuniti per un problema che ci attanaglia da 30 anni e diciamo sempre le stesse cose e diamo sempre la politica, diamo sempre la colpa di quello che non funziona alla politica. Io voglio invece dirvi effettivamente come stanno le cose in relazione a quello che stiamo attraversando e ai disagi che stiamo attraversando. La colpa non è assolutamente della politica per quanto riguarda la frana di Rizzico. L'unica colpa che la politica ha è che è collusa con dei dirigenti e dei funzionari statali, provinciali e regionali corrotti che rubano su tutti i lavori pubblici. E la frana di Rizzico è l'esempio emblematico di questo furto ai danni di noi cittadini, perché la provincia ha fatto il proprio ruolo, ha fatto un progetto, mancano i finanziamenti, per cui degli originari 9 milioni di euro ben 3 milioni su un progetto che è stato illegittimamente affidato, dato in gara e affidato, hanno speso ben 3 milioni di euro di spese tecniche. Progetto che hanno dovuto buttare nella spazzatura e hanno dovuto rifare da capo. Tant'è vero, il nuovo progetto rispetto a quello che era costato solo di spese tecniche 3 milioni di euro necessita, oltre ai 9 milioni disponibili che sono stati finanziati da oltre 10 anni, di ulteriori 6 milioni di euro. La strada non si apre, non si è aperta fino a questo momento per colpa dei tecnici della provincia di Salerno. È il primo nome, perché io sono abituato a fare i nomi e i cognomi di chi ha messo in ginocchio la nostra terra, risponde al responsabile tecnico ingegnere Criscuolo, perché ha speso all'inizio, prima di Pasqua dell'anno scorso, per mettere 3.000 euro di catrame, sono stati liquidati ad una ditta ben 22.000 euro. Basterebbero 10.000 euro per riaprire la strada, non domani mattina, ma stasera, se veramente ci fosse la volontà. E mi dispiace, i politici della provincia sono o in buona fede e sono incapaci di fare il loro, di svolgere il loro ruolo, oppure sono collusi con i tecnici che non fanno aprire la strada. Perché con una delibera di consiglio comunale adottata all'unanimità, noi rappresentanti della comunità pisciottana abbiamo dichiarato la nostra disponibilità e ci siamo assunti la responsabilità di aprire a nostro rischio e pericolo questa strada, quantomeno per risolvere i problemi della prossima stagione turistica. Abbiamo inoltrato la nostra dichiarazione di disponibilità, abbiamo anche indicato le somme che potrebbero essere utilizzate per riaprire immediatamente la strada, 12.000 euro da destinare, somme che dovrebbero essere recuperate da quello che gli ospiti hanno pagato nella scorsa stagione relativamente alla tassa di soggiorno. Quindi io invito l'assessore Pirri, che ha ragione, che mi ha preceduto, che è una persona per bene, si liberassero finalmente di questi vincoli della burocrazia che ci avvelenano la vita e che l'unica responsabilità da ricondurre per quello che è la strada di Rizzico ai burocrati, ai funzionari, che quando si tratta di prendere i soldi si assumono le responsabilità, ma quando si tratta di risolvere i problemi della gente le responsabilità non se le vogliono mai prendere. Grazie. Sto facendo da facilitatore, niente di più, comunque rappresento una delle associazioni che sostiene l'iniziativa e parlo a voce bassa per non interferire con loro e niente, quindi siamo qui per testimoniare un disagio che è soprattutto economico, direi, questa è la cosa e vogliamo una cosa rapida. Ecco, ma proponete anche una soluzione voi questa mattina? Non è compito nostro perché ci sono dei fior di tecnici. Aspetta, parli prima se no. No, non è compito nostro perché ci sono fior di tecnici molto meglio di noi che possono risolvere, noi chiediamo che venga risolto. Anche una variante, cioè è stato rifatto il Giappone.
Dicevamo che è stato rifatto il Giappone in 6 mesi, immagino che si possa fare qualcosa di rapido anche per una variante. Nel frattempo sicuramente credo di interpretare il desiderio di molti una riapertura della strada che possa consentire di affrontare la prossima stagione turistica. Forse i cittadini potranno sopportare ancora quella dopo, ma dopo la variante non deve essere progettata, deve essere realizzata. Quindi una soluzione nell'immediato e a lungo tempo? La soluzione è senz'altro quella a lungo tempo, è quella che vogliamo, e che sia fatta in breve tempo, non in lungo tempo. Come dicevo prima, hanno fatto, dopo lo tsunami il Giappone è risorto, speriamo di farcela anche noi. Quella a breve termine ci serve per sopravvivere. Vogliamo il Rizzico aperto, vogliamo il Rizzico aperto, sì. Tanti disagi. Sì, sono disagi, siamo in crisi, poi non può venire l'autoambulanza, siamo in crisi. Signora, anche voi qua siete di Biscione? Sì, De Bisciotto, sì. Sono anni che convivete con questa famiglia? Sì, sono nativa proprio. Sono nata e cresciuta. Sono 40 anni che vediamo con questa diceva qui. Sono 40 anni, sono stato in coma 12 giorni e 12 notti. Se non ero per mio cugino Aniello, quello che ha parlato prima, il sottoscritto non era qui. Ho fatto il giro tondo per arrivare a Vallo della Lucania, all'ospedale. Questa strada deve essere, se no altrimenti io sono un tecnico, lo sanno che sono geometra. C'è la litoranea, si può sfruttare la galleria sotto giù e quindi si fa una variante al limite. Quindi ci sono diverse soluzioni. Sì, che c'è, l'uscita c'è. Se si vuole fare, sì, però bisogna essere capaci di farlo. Perché sono 50 anni che il progetto già esisteva lì, era esistente. Poi la fine che ha fatto, se l'hanno archiviata, questo qui poi non lo so perché io non sono stato mai sul comune, però come qualità di tecnico queste cose lo so. Siete anche arrabbiati, c'è tanta rabbia. Penso di sì, uno deve morire o com'è? Bisogna andare per Palenuro, poi fare tutto il giro lì, dobbiamo fare 40 km quando qui invece c'è una strada breve. Anche voi ragazzi qui a far sentire la vostra voce. Sì, siamo qui oggi per manifestare il nostro disagio, poiché la mattina, soprattutto per chi va a scuola. Voi dove andate a scuola? A scuola a Vallo della Lucania. Ora è chiusa anche la Mingardina. Sì, chiusa anche la Mingardina, dicevamo prima, ci mettiamo un'ora di viaggio, soprattutto quando è chiusa la Mingardina prendiamo un'altra strada per Cendola e ci mettiamo ancora di più, 1 ora e 20, perdiamo solo tempo per... Stiamo più tempo su un pullman i banchi di scuola. Cosa avete scritto? La frana? Allora, cosa avete scritto? La frana non deve travolgere il nostro futuro. Il vostro futuro lo vedete qui a Pisciotta. Noi siamo molto affezionati a Pisciotta, abbiamo costruito insieme da 5 anni questo gruppo proprio per Pisciotta, per collaborare insieme alla crescita del nostro paese. Siamo giovani pieni di sogni e non è giusto che per l'isolamento del nostro paese noi siamo costretti a dover lasciare questo bellissimo borgo. Ecco qua, gruppo giovani per Pisciotta. Sì, siamo nati 5 anni fa con questo obiettivo appunto per Pisciotta, per noi giovani, per ogni giorno fare qualcosa di più, per mettere una pietra, per costruire sempre di più per il paese. Più vecchia la frana che voi, siete nati già con la frana in corso. Con la frana in corso, molti di noi hanno delle famiglie dall'altro lato e questo ci costringe a fare dei giri immensi per raggiungere Ascea, Vallo e non poter abbracciare i nostri familiari. Allora ragazzi. Allora, il nostro Ciccione invece usa parole molto forti. Avete scritto? Cosa abbiamo scritto? Vedi Rizzico e poi muori. Vedi Rizzico e poi muori. Sono parole molto forti appunto per esprimere questo nostro disagio che è altrettanto forte e grave. Che cosa vi sentite penalizzati? Su tutto, non possiamo raggiungere ad esempio Ascea, Vallo, anche se dobbiamo andare, che ne so, a Salerno, dobbiamo fare tutto il giro prima. Noi invece qua in 10 minuti arrivavamo a Vallo, super strada e arrivavamo anche a Salerno. Il vostro futuro lo vedete qui a Pisciotta, cioè, siete un po' scoraggiati? Beh, siamo scoraggiati sicuramente da questa situazione che va avanti ormai da troppo tempo, però noi giovani crediamo nel nostro territorio, appunto vogliamo far sentire forte la nostra voce per restare qui e combattere per il nostro futuro e il nostro paese. Grazie.